Ancora una volta ciao a tutti e benvenuti a questo webinar di Distanti ma Informati, è l'ultimo della stagione 23-24 e sono in piacevole compagnia di Gaia Leonardi dell'International Au Pair Italia. Parleremo quindi di au pair e di fare un'esperienza alla pari all'estero, quindi in Europa e non solo. L'Au Pair è il programma di scambio culturale per cui è riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di andare a vivere in una famiglia, possono guadagnare un piccolo pocket money, ma in linea di massima è considerato una sorta di lavoro di volontariato. Si occupano sempre dei bambini perché è necessario che all'interno della famiglia ci siano dei bambini, hanno sempre una camera a disposizione, mezza giornata per cui per i bambini e mezza giornata per loro stessi. È un pocket money di circa un centinaio di euro al mese, poi ogni paese ha un po' delle differenze. Negli Stati Uniti magari siamo sui 215 dollari e in Australia pure, in Cina un pochino meno, però insomma è l'equivalente nei nostri 100 euro come potere d'acquisto. Possiamo andare avanti. Ok, perfetto, questo è proprio in due parole, ma entreremo poi nel dettaglio rispetto a tutto quello che ha detto adesso Esatto. Gaia. Andiamo avanti. Mi chiamo Riccardo Comini, l'agenzia per Italy, sono partito per intraprendere le senza avere la mini avere la mini se sarebbe ero spaventato, ero stato impaurito lo stesso tempo. Andare a parte del mondo, parte dell'intero, con una famiglia che non conoscevo, no, una lingua appena parlare in un paese come gli Stati Uniti, dove non avevo mai messo piede prima. Ok, sì, ero molto agitato. E non, quando misi piede sull'aereo, passaporto in mano e carta d'imbarco contratta a Milano e New York, non mi sembrava vero, credetemi. Nella grande mela secondo volo per Denver, Colorado, dove avrei incontrato per la prima volta la Mios Family. Capivo forse metà delle cose che mi dicevano, ma ero troppo entusiasmato di essere lì con loro. I made it, mi dicevo nella mia testa. Ero lì, negli Stati Uniti, pronto a vivere una nuova avventura. L'esperienza d'opera è davvero fantastica, credetemi, vi dà la possibilità di viaggiare, esplorare un nuovo paese, fare nuove amicizie con persone provenienti da tutto il mondo, imparare una nuova lingua e diventare parte di una famiglia, diventare il fratello o la sorella maggiore di quei bambini che inizieranno a volerti un sacco di bene. International Au Pair Italy mi ha seguito passo passo con tutta l'application, nonostante i miei mille dubbi e perplessità, loro erano sempre sul pezzo, pronti a rispondere ed aiutarmi con qualsiasi problema. A parte da scegliere un'agenzia ti dà la sicurezza di partire in tranquillità, con un programma ben strutturato e la serenità di avere al tuo fianco persone responsabili e disponibili per ogni evenienza. Ed una volta completata la registrazione il mio profilo era online, ed io pronto ad essere contattato dalle famiglie. Dopo solo qualche giorno cominciavano ad arrivarmi richieste da Austin, Denver, New York, e dopo solo qualche settimana l'avevo trovata, la Mios Family, la famiglia che mi avrebbe ospitato per un anno intero, che poi sono diventati quasi due. Non stavo più nella pelle, non vedevo l'ora di partire, e oggi dopo circa un anno e mezzo vi confesso di essere davvero contento di aver fatto questa fantastica esperienza che mi ha arricchito a livello personale e fatto crescere una consapevolezza che prima non avevo. Inoltre, con International Au Pair Italy non solo avrete la possibilità di fare esperienze negli States, ma anche in giro per l'Europa, Asia e Oceania. È davvero un percorso che vi aprirà un sacco di strade per il vostro futuro, quindi uscite dalla vostra zona di comfort e fate quel passo in più, prendete quel rischio che l'altro 90% delle persone non prendono, perché credetemi, ne vale davvero la pena. Eccoci, Insomma, anche Gaia. sembra abbastanza esplicativo. Mi Sì, sembra anche. abbastanza esplicativo il video. Il concetto è proprio quello che bisogna avere il coraggio di uscire dalla propria zona di comfort, avere tanta voglia di conoscere, di mettervi un po' di flessibilità, di imparare nuove culture e tutto quanto. Poi, nello specifico, direi che per girare il mondo oggigiorno è indispensabile avere un buon livello di inglese, almeno un livello B di inglese, per cui essere su un intermediate, in modo tale che l'inglese sarà sempre la lingua veicolare. Sì, chiaramente si guadagna, come diceva il video proprio, il ragazzo che fra l'altro la percentuale dei ragazzi che parte su 100 partenze è il 10%, per cui partono 90 ragazze e 10 ragazzi. Però quando poi partono le famiglie sono tutte molto contente, per cui io spingo sempre i ragazzi a provare, sicuramente il processo di selezione è un pochino più lungo per i ragazzi perché nella testa delle famiglie c'è sempre la figura dell'au pair come una ragazza, però che azzardino anche i ragazzi.
Dunque, il programma standard degli au pair è però proprio quello delle 30 ore settimanali, come dicevo prima, che si ha 20, si ha mezza giornata a disposizione per aiutare la famiglia, generalmente l'altra mezza giornata a disposizione per se stessi. In quel momento di libertà possono frequentare dei corsi, si possono frequentare degli amici. In linea di massima le colleghe dei paesi ospitanti vi organizzano con dei contatti in modo tale che quando arrivate non siete completamente spersi, ma avrete la possibilità di mettervi in contatto con altri ragazzi che sono già sul luogo, o comunque se non sono proprio nella stessa zona potrete prendere un treno e raggiungerli e vedervi dunque, confrontarvi anche solo sentendovi sui social. Ma poi soprattutto vedervi, poi spesso succede che si organizzano dei piccoli viaggi durante il weekend, perché in linea di massima il weekend è sempre libero. Quello che è indispensabile è avere esperienza con i bambini, per cui apprezzare il mondo dei bambini, avere tanta pazienza, conoscerli, essere sicuri di non essere delle persone violente, per cui di non perdere appunto la pazienza, perché poi in alcuni paesi, ci sembra strano dirlo, ma sia nei paesi del Nord Europa che in Australia non si può proprio pensare di, dare una brutta risposta a un bambino perché è quasi come peggio che tirare una bestemmia, nel senso che si rischia di finire davanti alla polizia. Poi che dirvi? Il programma alla pari, l'ideale, per esempio negli Stati Uniti sono 12 mesi che si possono replicare, come diceva Confalonieri, mentre per altri paesi, come magari l'Australia o altri paesi dell'Europa, si possono fare dei periodi anche inferiori. Ogni tanto, dico ogni tanto perché la percentuale è sempre molto bassa, abbiamo delle esperienze anche per i periodi estivi che sono di 2 o 3 mesi. Spesso in passato avevamo delle ragazze che speravano di poter andare via solo 1 o 2 mesi e questa è una realtà abbastanza difficile. Difficile perché comunque per entrare in seno a una famiglia ed essere utili, come un po' in qualsiasi lavoro di volontariato, ci vuole un minimo di training, per cui tenendo presente che 3 o 4 è il numero delle settimane utili per fare una conoscenza reciproca, uno non può assolutamente pensare di andare a fare l'au pair per un mese solo. Ci sono delle rare occasioni, così, però a questo punto qua appunto si prediligono delle figure magari un pochino più adulte, un pochino più responsabili, senza nulla togliere ai giovani di 18 anni, ma insomma chi ha 18-19 anni è indispensabile che abbiano a loro disposizione almeno 6 mesi. Ok, Gaia, se vuoi posso farti anch'io giusto qualche domanda. Per esempio, qual è il processo di selezione? Hai detto che per i maschietti è un pochettino più lungo, ma in generale quali sono i tempi? Nel senso, se dovessi fare io domanda in questo momento, cioè, Allora, diciamo, i quando tempi dovrei sono partire? almeno 2 mesi, sì, almeno 2 mesi prima, salvo casi eccezionali in cui noi. Allora, il processo funziona così. Prima di tutto bisogna compilare un modulo. La compilazione del modulo avviene in 2 tempi. Il modulo ci permette di. È completamente gratuita, non è assolutamente coinvolgente, per cui se dopo la seconda step voi decidete di mollare il colpo va benissimo, non c'è nessun problema. Ma è quello che permette a noi di dire sì, ok, ci sono le caratteristiche, sì, ok, sarà possibile per te trovare una famiglia facilmente all'interno delle nostre selezionate. Per cui voi prima di tutto compilate il modulo, vi arriva una seconda email in cui vi si chiede di ultimare il vostro modulo facendo il login, creandovi una password, entrate nel vostro modulo precedente e completate tutte le cose, le domande. A quel punto lì poi si fa un colloquio con noi e se voi andate negli Stati Uniti c'è una persona apposita per gli Stati Uniti che vi dirotterà su un ulteriore modulo perché la modulistica per gli Stati Uniti e per la Cina è un pochino più complessa. Ora lo sta diventando anche per l'Australia, più complessa ma semplicemente un pochino più lunga perché è un pochino più ripetitiva, ma il concetto di base poi è sempre lo stesso, che bisogna avere un buon livello di inglese, l'esperienza con i bambini, possibilmente la patente, la flessibilità.
la voglia di mettersi in discussione e di aprirsi a nuove occasioni. Per cui una volta compilato il modulo, poi vi richiediamo una lettera di presentazione, due referenze come babysitter o come cura dei bambini, come aiuto nei compiti, come summer camp, poi una referenza sul carattere che può essere data da un professore, da un amico di famiglia, da qualcheduno, insomma, che possa garantire per il vostro carattere, una bella lettera di presentazione, possibilmente anche un video, un breve video, in cui voi vi presentate sempre in inglese, chiaramente sempre in inglese, e notiamo, è molto importante che siate, anche quando scrivete la lettera di presentazione, la fate in inglese, ma questa, se anche ci dovessero essere degli errori madornali, è meglio avere degli errori madornali che non una lettera di presentazione fatta col Google Translator che scrive a volte delle baggianate allucinanti e si vede subito che non è opera vostra. Per cui meglio la genuinità, che apprezziamo tutti, sia famiglie che agenzie. Poi chiediamo un certificato medico. Generalmente noi mandiamo il nostro, i nostri colleghi anche, per cui c'è un formulario da portare al proprio medico. Il formulario è in inglese, le domande però sono semplicissime. La maggior parte ormai di tutti i nostri medici conosce l'inglese e soprattutto queste domande banali. Qualora ci fosse un medico un po' anziano che non è in grado di compilarlo, allora magari lo aiuta il suo stesso candidato a compilarlo. L'importante è che poi ci sia appunto il timbro del medico e la firma del medico. Poi chiediamo un estratto del casellario del tribunale in cui si evince che la persona che ha intenzione di partire non ha mai commesso niente ed è in regola con la legge. E poi chiediamo anche una copia dell'ultimo diploma scolastico, per cui può essere un diploma del liceo piuttosto che la graduation dell'università. Poi Ti che posso chiedere altro? se Sì, certo. tu hai parlato del livello di inglese, chiaramente che deve consentire di capire, farsi capire quantomeno. Questo Sì. deve essere comunque certificato, quindi c'è bisogno di un PET, un IELTS, No, no, un non deve essere FIRST. certificato. No, 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 non deve essere certificato. Noi ci fidiamo molto di quello che dice il candidato e soprattutto poi, se il candidato ha dei dubbi, facciamo noi un'intervista e a volte anche dei test. Questo soprattutto per quanto riguarda il programma alla pari negli Stati Uniti, dove l'inglese è fondamentale perché se uno magari fa tutta la pratica, poi ha un inglese scarso, va a fare il colloquio all'ambasciata e non lo riesce a passare perché non ti danno il visto se il tuo inglese non è mediocre. Per cui l'inglese è indispensabile, ma noi ci prendiamo cura di risolvere questa problematica prima che sia troppo tardi. Per esempio, per andare in Cina è indispensabile avere un inglese di livello C1 o C2, proprio perché le famiglie cinesi spesso chiedono di avere l'au pair perché l'au pair possa parlare in inglese ai propri bambini, per cui praticamente si va a fare l'insegnante di inglese in Cina, che è una bellissima cosa, poi edificante perché nello stesso tempo si fanno due esperienze, sia da insegnante che da au pair, capendo bene come funziona la loro cultura. Poi la durata dei programmi, appunto, sì. No, vai, non ti voglio interrompere, vai. Dicevo della durata dei programmi che conviene iniziare la candidatura almeno 2 se non 3 mesi prima la data in cui si vuole partire. Salvo casi eccezionali, per cui dove ci sono tantissime esperienze, dove magari c'è un'età già un pochino più grande, possiamo, noi dopo aver visto il modulo, magari vi consigliamo di fare una lettera di presentazione e poi chiediamo consiglio ai nostri partner, perché poi c'è sempre quella situazione dell'ultimo momento che magari fa sì che nel giro di 10 giorni un ragazzo faccia la candidatura e poi riesca anche a partire. Questo capita, però capita una volta su 50, per cui per favore organizziamoci per tempo. Poi un anno per esempio negli Stati Uniti o 6 mesi in Cina o in Australia o in Francia o chissà dove possono sembrare tanti.
In realtà non sono tanti, poi il tempo vola e comunque quello lì è il tempo veramente necessario per capire bene una cultura. E poi tenete presente che se non ci si trova bene, nessuno ci obbliga a stare lì, nel senso che sì, noi firmiamo per stare via tanto il tempo necessario che ogni singolo programma indica, ma se non stiamo bene, prima di tutto vi aiutiamo, vi proponiamo un'altra famiglia e se proprio avete voglia di ritornare a casa, a quel punto lì potete farlo in qualsiasi momento. Questo è molto importante perché molte volte i giovani, per esempio per gli Stati Uniti, che è uno fra l'altro dei programmi più belli, più completi, perché dà anche la possibilità di frequentare dei corsi presso il loro college, che poi vengono anche riconosciuti come crediti in Italia. Spesso il ragazzo italiano o la ragazza italiana è un pochino titubante perché il commitment di 12 mesi sembra troppo. Però se uno parte con l'idea di fare 12 mesi, sappia che poi se proprio sta male può tornare. Mi dispiace dire così perché poi è uno dei programmi che va sempre a buon fine, 99,9% è uno degli ottimi, insomma, che è difficile che tornino. Però può capitare quel ragazzo che magari era convintissimo, poi arriva in seno alla famiglia in questo posto nuovo, tutto nuovo, si fa un po' prendere dal panico e non riesce e deve rientrare. Questo ogni tanto capita, sono casi rari, ma ogni tanto avvengono. Elisa ci chiede se ci sono dei costi che il ragazzo deve sostenere. Certo. Allora, ci sono dei costi perché noi siamo all'interno di un'organizzazione internazionale che è quello dello IAPA, che tiene sotto a ombrello praticamente tutte le agenzie globali riconosciute, per cui significa che tutte le agenzie operano nello stesso modo, ovvero tutte le famiglie vengono selezionate nello stesso modo, devono rispecchiare certi standard e allo stesso modo i candidati. Per cui le famiglie, che è quello che interessa a voi, devono tutti avere una stanza abitabile, ben tenuta, con una finestra a disposizione per voi, con il proprio desk, il proprio tavolino e il proprio armadio. Il bagno non è obbligatorio e avete un numero di ore da non superare, un pocket money da rispettare, un'assicurazione, dei giorni di vacanza da rispettare. Ogni 6 mesi, per esempio, si accumula una settimana di vacanza retribuita che può essere poi associata ad altre, agli al ai successivi 6 mesi, per cui si riesce a fare poi un bel viaggio di un paio di settimane all'interno del paese o del continente dove si è andata a fare. Per cui i costi sì ci sono. I costi sono per gli Stati Uniti in questo momento 690 euro, che include il viaggio di andata e ritorno e l'assicurazione sanitaria. È un costo molto vantaggioso perché praticamente l'agenzia nostra partner fa sì che il resto del costo del programma lo paghi la famiglia ospitante. Per cui anche questa è una selezione per la famiglia, perché una famiglia che può permettersi dei costi abbastanza elevati per poter ospitare un ragazzo in uno scambio culturale è sicuramente una famiglia che in linea di massima ti va a trattare in un certo modo, anche perché poi sono tutti controllati da noi, ti va a trattare in un certo modo piuttosto che in una famiglia che riesce ad avere un au pair con pochi spiccioli e per cui tende poi a sfruttare la persona invitata. Allora, il costo dei Oh, sì. 690 è per gli Stati Uniti e la Cina. Per il resto delle destinazioni è 490 euro, escluso il viaggio e l'assicurazione. Questo è proprio il costo del programma, per cui è il costo per far sì che le agenzie riescano a sussistere, per dare l'assistenza ai ragazzi prima della partenza e durante la partenza. Perché noi, agenzia italiana, per esempio, se una ragazza è in Cina o in Australia o negli Stati Uniti e ha un problema, e oltre a relazionarsi con il nostro partner e il tutor che gli è stato attribuito nel paese di origine, avrà sempre noi a disposizione. Per cui potrà sempre farci una telefonata, contattarci e dire ho bisogno di parlare in italiano per spiegare veramente il mio disagio, piuttosto che per spiegare le mie esigenze e tutto quanto, e noi ci siamo sempre.
Fatemi dire che questo, nel senso, può sembrare banale, ma non lo è. Purtroppo io ho avuto l'esperienza, insomma, nel mio ruolo, ho sentito di molte ragazze che sono partite a Londra con l'entusiasmo di poter fare un'esperienza di questo tipo, vanno lì e non esiste la famiglia, o comunque la famiglia dopo 2 giorni le manda fuori, loro non hanno un punto di riferimento. Insomma, è una cosa che sicuramente, diciamo, dovete tenere in debita considerazione quando decidete di fare un'esperienza di questo tipo, avere qualcuno che vi possa supportare prima, durante la vostra esperienza è sicuramente utile. Gaia, ho un po' di domande per te. In particolare, Laura Sì. ci chiede se puoi spiegare meglio la struttura della tua organizzazione e che cosa intendi quando parli di programmi, perché hai parlato di programmi, ma magari noi, cioè, tu intendi Sì, proprio. perché oltre al Vai. programma alla pari, noi abbiamo anche il DemiPair Program, che è generalmente sfruttato per le ragazze che frequentano l'università e che vogliono migliorare per lo più il loro inglese, per cui che vogliono andare o in Irlanda o in Gran Bretagna. Ed è praticamente un programma di studio, vacanza e volontariato, per cui è come il programma alla pari, solo che tutte le mattine o tutti i pomeriggi c'è l'obbligo di frequentare una scuola. E non si percepisce alcun pocket money, per cui l'aiuto che si dà in casa è un aiuto di volontariato e praticamente con questo aiuto ci si paga il vitto e l'alloggio, che in quei paesi lì, Irlanda e Gran Bretagna, alla settimana costerebbe solo vitto e alloggio almeno 250 euro, perché noi quando vendiamo i programmi di vacanza studio si paga quella cifra lì, 250, anche 300 durante i periodi estivi a settimana solo per avere una camera all'interno di una famiglia. Questo è il DemiPair Program, è senz'altro un altro programma molto valido perché è una full immersion. Chiaramente c'è il costo della scuola che non è irrisorio confrontato con quello dell'au pair, però è molto basso confrontato con quelle delle vacanze studio, perché alla fine con 2.000 euro, intorno ai 2.000 euro, si riesce a fare un soggiorno di 8 settimane in Irlanda e 2.300 sterline in Gran Bretagna. Per cui a ciò si deve giusto aggiungere il costo del volo. Poi vitto e l'alloggio c'è, è tutto garantito, c'è l'assistenza sempre, c'è la scuola già pagata perché di fatto si va a pagare la scuola. Ok, Poi l'altra domanda era come era sì, organizzata era la nostra struttura. esatto. Ok, allora ciascuna di noi agenzie raccoglie le richieste attraverso questa serie di modulistica e tutti i documenti che sono necessari, che ho elencato prima, che potete trovare in elenco sul nostro sito. Dopodiché, una volta che abbiamo raccolto tutti i documenti, vi chiediamo l'iscrizione, che sono parte di quella cifra che abbiamo detto, ed è 90 euro. Questa iscrizione è valida 12 mesi, per cui se a un certo punto del percorso vi rendete conto che dovete posticipare, sappiate che questa iscrizione la potete sfruttare all'interno dei 12 mesi successivi, per cui magari qualcuno poi inizia l'università, si rende conto che poi dopo 6 mesi però può rifare un'esperienza di questo genere, in particolare per esempio quello del DemiPair che è per un periodo così breve, e è già iscritto, per cui non fa altro che dire sono di nuovo presente, toglietemi dallo stand-by e noi ricominciamo a presentare loro le famiglie. Per cui una volta che si è fatta questa l'iscrizione, dopo aver già dato tutti i documenti, per cui l'iscrizione viene richiesta solo nel momento in cui noi abbiamo visto che ci sono le caratteristiche da parte del candidato di partecipare al programma, per cui che ha un profilo adatto per fare questo genere di esperienze, sia che sia il DemiPair che l'au pair. A questo punto il suo form viene mandato ai partner che noi abbiamo in base ai paesi scelti dal candidato. Noi, per esempio, chiediamo di mettere tre paesi, tre destinazioni,
Per cui c'è la prima, che è sicuramente quella che viene considerata per prima, e poi se c'è qualche rallentamento nella prima, candidiamo contemporaneamente anche nel secondo e nel terzo paese che loro hanno scelto. E contemporaneamente loro ricevono le offerte da questi paesi. Ci sono dei momenti che sono più lente le offerte, e ci sono dei momenti invece in cui c'è molto movimento, che è tipo quello di fine agosto, gennaio, febbraio. Chiaramente ci sono poi dei momenti in cui tutti cercano, le famiglie cercano, sarebbe quello che fa partire i ragazzi a fine agosto, settembre, e che possano i ragazzi stare con la famiglia per tutto il periodo dell'anno scolastico. Poi un altro periodo, per esempio, per l'Australia che va molto, è quello di fine febbraio, primi di marzo, ma chiaramente bisogna candidarsi 2 o 3 mesi prima, ricordiamoci questo sempre. Gaia, ci sono un po' di domande. Laura mi chiede qual è l'ente che sta sopra, perché tu hai parlato di un ente ombrello, giusto? L'International Au Pair. Che tipo di natura, nel senso, è un'organizzazione che in È qualche modo vi raggruppa? un'organizzazione internazionale che raggruppa tutti noi e che si chiama IAPA, Ok. iapa.org. Ecco qua, così abbiamo dato anche il sito ufficiale che ci ha chiesto Nunzia e ho un po' di domande, in particolare parto da quella di Giovanni che ci chiede quali sono i requisiti massimi d'età entro cui partecipare e se è possibile affiancare questo progetto alla frequenza universitaria. Sì. Allora, l'età massima è 30 anni, qualcheduno ora forse in Australia la stanno spostando sui 35, ma noi teniamo ancora 30 come età. E per esperienza devo dire che più si è giovani e meglio è, perché più si va in là con gli anni, più ciascuno di noi si crea la propria personalità, fa più fatica ad adattarsi. E fa più fatica anche ad adattarsi agli orari della famiglia, per cui poi stare tanto, insomma, abbiamo visto che è più difficile, per cui suggeriamo sempre l'età ideale è fino ai 26-27 anni. Come peraltro è il programma, l'età limite per gli Stati Uniti è proprio quella lì. Si può partire se uno ha 26 anni e non ha ancora più compiuto i 27 anni. Dai 27 anni negli Stati Uniti non accettano più nessuno. In Europa, per esempio, in Irlanda o nelle isole del Canale della Manica, che sono delle isole della Gran Bretagna a statuto speciale, invece preferiscono chiaramente delle persone che sono più in su con l'età, ma perché gli inglesi sappiamo bene che sono degli sfruttatori, per cui sperano di prendere due cose con un programma solo. Volevo aggiungere che il programma alla pari per i soggiorni estivi, per cui per o anche invernali, ma sotto i 3 mesi, costa 100 euro di meno, per cui costa 390 euro. Durante il periodo invernale questo programma è limitato, non perché scritto, ma per esperienza, lo dico a quelle figure che sono sicuramente più avanti con l'età e hanno un ottimo inglese e tanta esperienza con i bambini. Ok, invece rispetto alla possibilità di farlo, insomma, da studente universitario, c'è questa possibilità, cioè Ecco, da studente universitario, affiancare il progetto alla frequenza eh sì, universitaria. non è proprio così. Noi questo programma, quando c'è l'universitario, allora lo incanaliamo nel DemiPer Program, perché a livello universitario gli impegni non sono mai sempre solo, non so, la mattina dalle 8 fino a mezzogiorno o l'una, ma le università hanno spesso poi degli incontri anche pomeridiani. Per cui è un pochino difficile. Sicuramente è utile, e noi consigliamo di, durante il programma alla pari, frequentare dei corsi di lingua o altri corsi di ogni genere proprio per socializzare. Però specificatamente l'università abbiamo riscontrato delle difficoltà, soprattutto in passato. Per cui se c'è l'universitario che vuole andare in Danimarca e spera di andare a fare l'au pair, noi ci proviamo, perché ogni volta ci proviamo, però poi abbiamo visto che quando hanno in mano lo scheduling delle lezioni, è lui per primo a
a togliersi, nel senso che o capita in una famiglia molto flessibile che magari ha dei bambini grandi dove si gestiscono in maniera quasi autonoma, altrimenti quelle famiglie che veramente hanno bisogno dell'au pair poi sono famiglie che hanno bambini che vanno dai 2 anni agli 8 anni, un pochino più difficile. Ok, ho altre domande. In particolare Elisabetta ci scrive: io avevo letto che sono anche offerti corsi di lingua del paese in cui siamo. Vale per tutti i paesi o solo per alcuni o per nessuno, Gaia? No, no, ci sono, questo è per tutti. In linea di massima, in Germania, per esempio, la famiglia, come anche le famiglie italiane, contribuiscono anche al costo del corso di lingua, per cui se uno va in Germania, la famiglia ti dà 50 euro al mese, per aiutarti a pagare il corso di tedesco. Di solito questi corsi non sono quotidiani, ma sono 2 o 3 volte alla settimana e prima di iscriversi a questo corso è molto importante chiedere sempre il permesso alla famiglia ospitante. Non tanto perché bisogna chiedere permesso, ma proprio per evitare poi di iscriversi a un corso i cui orari poi interferiscono con le esigenze della famiglia, perché chiaramente un au pair prima di tutto deve seguire le esigenze della famiglia, perché comunque è difficile per un ragazzo, e generalizzo ragazzo o ragazza che sia, andare in seno di una famiglia, ma anche per una famiglia ospitare una persona straniera è comunque impegnativo, per cui ci vuole veramente tatto, savoir-faire, educazione e rispetto reciproco. Certo, assolutamente. Ci chiede invece Lorenzo se i programmi fossero destinati ai soli maggiorenni. I programmi sono in linea di massima sì, abbiamo qualcheduno ogni tanto che magari parte che ha 17 anni e compie i 18 anni dopo qualche mese, però anche lì vuol dire che hai tantissimi skills, nel senso che hai tantissime qualità, per cui hai già dei buoni inglesi, tante esperienze, cioè hai proprio tanta voglia di metterti in gioco, perché se no, in linea di massima, la famiglia preferisce una persona maggiorenne proprio per non avere nessun genere di responsabilità quando il candidato è fuori dalla famiglia, perché poi non si vive sempre in seno alla famiglia, mezza giornata è libera, le sere poi si va fuori, in un attimo si fa conoscenza ed è bene per una famiglia avere una persona maggiorenne. Giulia invece ci chiede, in caso di un soggiorno in Spagna, l'iscrizione al corso di lingua avviene prima di partire o una volta arrivati? E chi si occupa di trovare il corso? Sì, sempre una volta arrivati, proprio per quelle problematiche di cui parlavo prima, che è fondamentale essere d'accordo, concordi con la famiglia sugli orari, i tempi e anche il luogo. Poi è proprio la famiglia che ti può indicare la scuola più vicina e più comoda, mentre invece quando se lo prenoti da qui, magari poi ti confondi, per cui va a finire che ne prenoti uno dall'altra parte, magari sembra vicina, però poi non ci sono i mezzi di trasporto corretti e tutto quanto. E Chi la trova il seconda corso? domanda, chi Chi trova trova il il corso? corso? Il corso lo può trovare la collega che ha la famiglia stessa o il candidato stesso. È una cosa che si fa tutti insieme. Ok. Giovanni invece ci chiede, al termine di eventuali 12 mesi negli Stati Uniti, è possibile pensare di ottenere il visto o comunque di rimanere? Sì, dopo 12 mesi è possibile replicare per altri 12 mesi. Se non si può replicare per altri 12 mesi, per cui chiedendo il visto, all'interno del J1 che si è ottenuto all'inizio dei 12 mesi, è contemplata la possibilità di viaggiare per gli Stati Uniti per un ulteriore mese. Ok, perfetto. Giulia ci richiede ancora se è obbligatorio in tutti i paesi avere la patente. No, non è obbligatorio in tutti i paesi, anzi non è obbligatorio da nessuna parte, chiaramente aiuta. Anche Ok, Gaia, invece io ho una domanda. negli Stati Uniti non è obbligatorio, alcune agenzie lo chiedono obbligatorio, noi per esempio abbiamo tante famiglie che hanno dei bambini veramente piccoli.
nei piccoli dico sotto i 2 anni, e per cui se c'è quella candidata, soprattutto candidata, che ha tanta esperienza con i bambini sotto i 2 anni, può anche non aver la patente. Invece ho una domanda rispetto a quali sono le mete più ambite, cioè se c'è concorrenza rispetto ad alcune mete oppure se c'è spazio per tutto, per tutti. Beh, le mete più ambite sono sicuramente Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e ora qualche paese del nord. Quest'anno tantissimi in Norvegia vogliono andare, in Islanda. Direi che c'è spazio per tutti, nel senso che, anzi, una cosa che a me piace tantissimo è riuscire a mandare i candidati in paesi un po' insoliti, perché è così, perché è proprio un'esperienza, cioè si torna a casa poi con un bagaglio culturale notevole se si è andato in un paese un pochino insolito. Comunque in linea di massima sono tutti paesi del primo mondo, chiaramente, per cui sono tutti paesi civilizzati e che hanno dei rapporti bilaterali con l'Italia. Ok, Gaia, invece una domanda più tecnica, anche più pratica, ti direi che ci chiede Nunzia, dove è possibile fare la domanda? La domanda la si può fare sul nostro sito oppure via WhatsApp al numero di telefono che si trova sul sito e compilando la nostra modulistica. Lo puoi ricordare il sito? È www.internationalaupairitaly.com. Perfetto, grazie mille. E allora, ci chiede Lisa invece se dopo un'esperienza di questo tipo si ottiene una certificazione, un certificato, un qualcosa che comunque attesti l'esperienza. Sì, certo. Sì, noi diamo un attestato di partecipazione. Claudia invece ci chiede Noi se diamo un bisogna. attestato di Vai, vai. partecipazione che i ragazzi devono ricordarsi di chiedere, perché cosa succede? Che la maggior parte dei ragazzi che parte, noi li perdiamo completamente di vista perché si trovano bene e si dimenticano completamente di noi. Mentre invece noi saremmo ben contenti se ci richiedessero il certificato di partecipazione, se ci mandassero qualche fotografia proprio per poterlo mettere sui social e far girare il più possibile questo genere di programma che è a buon costo, sicuro e permette di svegliarci, di imparare, di crescere, di Certo, affrontare la vita certo. in maniera diversa. Non sento più niente. Mi senti? Adesso Ora sì, sì, adesso sì. perfetto. Mi chiedeva Claudia se, visto che comunque ha parlato dei paesi del primo mondo, non ci sono sedi in America Latina, giusto? Abbiamo delle sedi in America Latina, ma sono partner che fanno arrivare i ragazzi in Italia. Non ci sono famiglie in questo momento in America Latina. Però in America Latina, per esempio in Messico e anche forse in Brasile, riusciamo a proporre loro delle internship. Per cui delle esperienze di 3-6 mesi dove vanno a lavorare per lo più dai nostri colleghi e vivono, è una internship, per cui praticamente hanno solo un rimborso spese, non hanno un pocket money, però è un modo per fare un'esperienza così. Mi senti? No, sì, mi senti? Sì? Ok. Sarebbe possibile contattare in seguito la referente per maggiori informazioni? Quindi voglio un tuo contatto, Gaia. Non so se qual è in Sì, questi casi la certo. policy. Il Quindi. mio contatto che è info@internationalaupairitaly.com oppure il numero di WhatsApp che è 349 7946 488. Ogni anno all'interno di questo circuito dello IAPA ci sono delle lezioni come migliore ragazza alla pari dell'anno, per cui le famiglie, che sono per lo più le famiglie americane,
che si prestano a fare queste fotografie e tutto quanto, perché? Perché la lunghezza del periodo è maggiore, per cui chiaramente il feeling che si crea poi è quello che vedete. Per cui noi abbiamo una caterva di questi generi di video, perché tutti gli anni poi ci riuniamo e leggiamo la migliore au pair dell'anno. La migliore au pair dell'anno poi riceve un viaggio in omaggio, con un soggiorno di 2 o 3 giorni, dove generalmente noi facciamo la convention globale, per cui ogni anno noi ci incontriamo tutti noi del settore e viene presentata l'au pair dell'anno, che viene lì gratuitamente e ha la possibilità di vedere un posto nuovo e tutto quanto. Proprio una cosa all'americana, però che alla fine aiuta a rendere il programma tutto molto entusiasmante. È tanto americana, però insomma, le sanno Vabbè. fare, diciamo. Una domanda, direi l'ultima, perché poi appunto andiamo ai saluti, che ci fa Giovanni. Ci chiede giustamente quali sono le caratteristiche da valutare nella scelta della famiglia ospitante. Allora, le caratteristiche è sicuramente, oltre a tutte le domande che uno può fare, a parte che uno viene a farà il colloquio dopo aver visto tutta la scheda, come la famiglia avrà visto tutta la scheda e tutti i dati. Poi alla fine il ragazzo deve decidere se ha 5 famiglie che gli piacciono tutti in ugual modo, deve decidere proprio pensando quella con cui lui possa stare meglio e non tanto a dove si trova la famiglia, ma proprio la famiglia con cui starà meglio, perché 12 mesi sono comunque tanti, possono volare, ma sono comunque tanti. Non ci sono solo momenti d'oro, perché chiaramente poi ci possono essere dei momenti in cui uno è più stanco, ha dormito meno, oppure qualche preoccupazione, eccetera. Per cui deve proprio pensare di andare nella famiglia dove più si sente a proprio agio, dove più ha voglia di mettersi in gioco. Perfetto, allora io direi che davvero possiamo concludere, non so se ci sono altre domande, c'è spazio davvero per un'altra domanda o altre due, ma davvero molto molto brevi, altrimenti io ti ringrazio tantissimo Gaia per la tua disponibilità, la tua professionalità e tutte Grazie quante le a voi. informazioni che ci hai dato, che sono sicuramente utili. Magari perché no, il prossimo au pair dell'anno è tra di voi, quindi fatecelo sapere, Magari. ne saremo davvero davvero felici. Vorrei Dimmi. aggiungere una cosa, che spesso, cioè spesso, abbiamo a volte delle candidate che magari hanno fatto dei percorsi di studio, hanno esperienze per motivi personali di bambini con disagi fisici. Queste persone sono molto molto ricercate, perché chiaramente a volte capita che c'è quella famiglia che cerca proprio un au pair per dare un maggior normalità all'interno di una famiglia dove magari c'è il bambino che ha la sindrome di Down o tutto quanto. Sono tutte cose lievi, nel senso che non si troverà mai la ragazza a fare da infermiera, ma proprio da supporto a delle piccole problematiche, perché poi c'è sempre anche la figura di riferimento tipo infermiera e tutto quanto. Per cui se c'è qualcuno che ha esperienza di questo genere, sono sempre ben accette. Grazie mille ancora Gaia, grazie davvero. Io ragazzi vi saluto, vi ricordo che questo è l'ultimo appuntamento per l'anno 23-24, poi ci rivediamo a settembre con un webinar che sarà sicuramente sul lavoro stagionale invernale, quindi ci sono tantissime opportunità già a partire da settembre, perché i paesi del nord si preparano comunque all'inverno e al Natale in buona sostanza, e quindi ci vediamo a settembre. Grazie ancora a tutti e buona estate a tutti, alla prossima. Ciao! Grazie, grazie a tutti, ciao ciao. Grazie.